Per me la morte è come qualunque altra fine, non è altro che una trasformazione. La fine di un modo e l'inizio di un altro. Però quello che accade è che nessuno di noi rimarrà in questo corpo per sempre. E questo credo che sia molto chiaro, no? Ma la domanda è per quanto? Non lo so. Veramente non lo so. E non importa neanche, per dire la verità. L'importante non è quanto tempo andremo a vivere, che noi siamo un po' fissati col tempo, no? Ah, quanti anni ha vissuto? Bene, ha vissuto tanti anni. Perché? Quello che conta per me non è la quantità del tempo, ma la qualità del tempo. L'importante non è se sono stato insieme con quella persona per 20 anni, vedendola 2 ore alla sera, senza guardarci negli occhi, o sono stato con quella persona per 6 mesi con uno scambio profondo e sincero. Cosa vale di più? Dove avviene più interazione? La cosa importante non è la quantità del tempo, ma la qualità, come viene riempito quel tempo. Non è se abbiamo una vita che uno ha vissuto per 100 anni, un altro ha vissuto per 50, poverino, molto giovane, sì, meglio se potesse avere una vita lunga, però come ha usato quel tempo? Come è stato riempito? Basta se noi pensiamo per la nostra vita, dov'è che succede di più? Dov'è che avviene più trasformazione? Dov'è che c'è più esperienza, più vivenza nella vita? In un anno, viaggiando, trovando persone diverse, confrontando se stessi con i propri limiti, cercando di migliorare, dovendo vivere situazioni diverse da quelle della propria cultura e cose di questo genere per un anno, o passando 10 anni facendo la stessa cosa tutti i giorni? Vado lì, vado al lavoro, faccio un lavoro monotono, come il casello autostradale per dire, torno a casa, accendo la televisione, il Grande Fratello, mi trovo davanti a un momento di difficoltà, non voglio affrontare le mie emozioni, vado a bere qualcosa, a fumare qualcosa, divertirmi in qualche modo, e così la vita passa, e così gli anni passano. Dov'è che è successo di più? In un anno viaggiando o in 10 anni così? In un anno. Non è che viaggiare succeda molto, perché c'è tanta gente che passa, non voglio giudicare nessuno, però questo così mi sembra. Cioè, è possibile viaggiare per tutto il mondo mangiando tutti i giorni la pasta asciutta, stando negli alberghi che sono standard uguali, quindi ovunque vado ho la mia zona di conforto precisa, e tutto rimane così come voglio che sia. Io non so quanta interazione reale da vendere. Io parlo di, quando dico viaggiare vuol dire confrontarci con situazioni di difficoltà, trovare culture diverse, dover uscire dalla nostra zona di conforto. E quando lo facciamo impariamo a conoscerci meglio. Anche per questo c'è un amico che sempre diceva: prima di sposarsi fai un bel viaggio un po' difficile prima. Perché è viaggiando che si conosce uno con l'altro. E quando uno si trova in situazioni che sono fuori da quello che sarebbe la normalità, che uno impara a conoscerci uno all'altro. E quando ci troviamo in situazioni difficili, e quando ci troviamo in situazioni che non siamo abituati, è lì che andremo a conoscerci di più. Perché se no ci mettiamo dentro una vitina, una scatoletta, rimaniamo finché tutto in quello non si schema lì, sempre che è tutto normale. Poi un certo giorno succede qualcosa, è tutto diverso. Però quello che voglio dire, il modo in cui noi riempiamo il nostro spazio, il modo in cui noi riempiamo il tempo è la cosa più importante. Più che il tempo stesso. Il tempo dell'orologio è totalmente relativo. L'altro ieri mi stavo ricordando, perché quando si parla di prepararsi per la morte, cioè alcune volte delle persone mi dicono: ma come faccio? Perché magari mi preparo tutta la vita. Tutta la vita no, perché gran parte è già passata, però mi preparo una parte della vita a meditare, a prepararmi per direzionare bene la mia mente al momento della morte, eccetera, poi e se muoio in un incidente? Così veloce? Non avrò neanche il tempo di pensare? Io non credo che sia vero questo, perché
Anche un secondo può durare un'eternità, può durare tempi molto lunghi. In mezzo a un incidente, io conosco diverse storie di persone che hanno avuto incidenti. Ricordo sempre di questo amico che mi raccontò che 5 volte è rimasto sott'acqua per più di 5 minuti. È un surfista professionista, professionale queste pazzie di prendere le onde di 15 metri. È rimasto sotto per almeno 5 volte, di quello che mi ricordo. E 2 volte è rimasto, hanno dovuto rianimarlo. In quei secondi che è stato da quando ha perso coscienza e quando l'hanno rianimato, ha visto passare davanti a sé tutto il film della sua vita. La sua esperienza è stata lunghissima, effettivamente nell'orologio, perché guardava da fuori quanto tempo sarà passato. Mezzo minuto? Non credo molto di più. Io mi sono ricordato di 2 esperienze che ho avuto che mi hanno fatto vedere questo aspetto relativo del tempo, che mi hanno un po' colpito. Come tanti di voi sappiate, io non sono una persona molto mistica, non è che mi piace mistificare le cose, io vi racconto quello che ho vissuto, punto e basta, senza stare a cercare interpretazioni, e non mi importa neanche dell'interpretazione. Io semplicemente credo che il tempo è relativo. Una volta mi trovavo in India, non tantissimi anni fa, 2010 mi sa, ho fatto questo viaggio in India, ero lì con delle persone, in un momento totalmente rilassato, tipo vacanza, uno dei pochi che ci sono stati lì, un giorno, tutto il viaggio siamo andati a vedere una cosa, tipo vacanza. Nel che giorno stavo facendo le riprese per un documentario di qua di là, e quel giorno ero seduto su una pietra che c'era per terra sotto un albero molto grande, e ero lì rilassato senza pensare a niente di particolare, e a un certo punto è come se tutto si fosse fermato e fosse entrato in uno stato come se fosse, come si dice in italiano, slow motion, a rallentatore. Quindi anche i suoni sono diventati lenti. E però la mia mente era nel tempo normale. Io pensavo velocemente normale, però tutto intorno era come se fosse rallentatore. E ho cominciato a sentire molto lentamente un suono più grave, perché quando il suono diventa lento, hanno le frequenze più basse, no? E ho sentito questo suono e ho capito, ho avuto il tempo per capire, il ramo sopra di me si sta rompendo, meglio che non rimango più qui. E a quel punto ho visto dove potevo uscire, ho fatto un salto abbastanza forte, sono finito lì 2 metri e mezzo, 3 metri in avanti, e nello stesso momento che ho fatto il salto è caduto un ramo grande, esattamente dove mi trovavo, no? E c'era mia madre e altre persone intorno, hanno visto e adesso rimasti colpiti, perché nessuno ha sentito il rumore mentre stava venendo, come se fosse da un istante all'altro. Per me è stato un esempio della relatività del tempo. Quella cosa che sarà successa in pochi secondi mi è sembrata molto di più. Un'altra volta ho avuto una cosa simile, che mi trovavo, questo non tantissimo tempo fa, anche andavo al bagnano a fare una puge, dove si chiama la puge del fuoco, si devono lanciare delle sostanze nel fuoco, e mentre lanciavo si deve tenere il dorge così nella mano, no? Mentre lo stavo lanciando, a un certo punto, è uno degli impegni che c'è, che uno non può molare gli implementi, che è la campana e il dorge. A un certo punto, mentre l'ho lanciato, il dorge si è sganciato. E mentre è successo questo, un'altra volta è successo, tutto è diventato rallentatore. Io cominciavo a pensare, guarda, il dorge è uscito. Mi ricordo ancora della scena, che il dorge faceva così sopra il fuoco, no? Come se fosse piano piano. Ho detto, lo devo riprendere, è meglio che non cada sul fuoco, ho avuto il tempo per pensare, vedere, direzionare la mano, e quando l'ho preso si è ritornato tutto nel tempo normale. Questo per me non è nulla di speciale, vuol dire semplicemente credo che sia nulla di speciale, semplicemente io credo che il tempo è relativo. Sono tante storie
di situazioni che possono durare tanto tempo che noi li viviamo come se fosse un tempo molto breve, situazioni, ore che sembrano minuti, minuti che sembrano ore, secondi che sembrano ore, questo è normale. Perciò per me la quantità di tempo non è l'importante, perciò anche non è che dobbiamo, secondo me è meglio toglierci la fissa del tempo. Quanti anni ho? Quanti anni hai ormai? Il tempo è il tempo, il tempo è totalmente relativo, l'importante è in che modo lo riempiamo, più di quanto tempo passa. Veramente. Questo è molto importante perché al momento in cui noi cominciamo a avere la consapevolezza che il tempo è importante nel senso di come lo riempiamo, siamo più attenti. Non abbiamo più quella preoccupazione come faccio a far passare il tempo. Non abbiamo più quell'attitudine di, come posso dire, di dare un peso così grande a quanti giorni, a quanti mesi, a quanti anni. Anche quando qualcuno muore, poi una delle prime domande, ma quanti anni aveva? Da tanti anni ce la va bene. La cosa importante non è quanti anni uno ha quando muore, ma come ha vissuto la vita? In che modo l'ha vissuto? Come ha riempito quello spazio? Come ha riempito quel tempo? La ragione per la quale dobbiamo riflettere sulla morte non è per aver paura della morte, ma per valorizzare di più la nostra vita, per ricordarci che ogni giorno è prezioso, è importante, non come tempo, ma come possibilità, come spazio che possiamo riempire. Quindi la domanda che ci poniamo è, vado a riempirlo con che cosa? Ci abbiamo le varie problematiche della vita che dobbiamo risolvere, va bene, però dobbiamo cercare prima di tutto di non riempirlo con rancore, rabbia, invidia. Non riempirlo con sentimenti negativi, con azioni distruttive, con la bugia piuttosto che il conflitto o le critiche, qualunque cosa che vada a generare ancora più energia negativa, con pensieri che non si fermano più. Ma sì, riempiamo i nostri giorni con quello che ci fa star bene. Poi le scelte che noi facciamo in tanti modi possono essere tante, vanno benissimo. L'importante è che le facciamo con armonia, con gioia, con rispetto, con amore, con gratitudine. Poi, le cose pratiche sono veramente, veramente relative. Io lo faccio in un modo, lo faccio in un modo, che vado in un posto, che vado in un altro, che stia in un modo, perché questo è abbastanza relativo. L'importante è come interiormente io lo vivo, come vado a riempire il mio tempo interiormente. Questo per me è una delle cose più importanti che ci sono in assoluto. E se noi riusciamo a riempire il nostro spazio con degli obiettivi interiori chiari, che semplici, nulla di così trascendente e complesso, obiettivi del tipo voglio poter essere una persona ogni giorno più equilibrata, più gioiosa, più rispettosa, che abbia più armonia con tutti quelli che si trovano intorno a me, meno egoista, cose così semplici. Perché sennò quello che succede è che la vita passa e noi quello che facciamo costantemente è quella di creare e cercare di creare situazioni nelle quali noi crediamo di star bene, che va bene, nulla contro nulla, però non basta. Quindi costantemente andiamo a cercare di, quello che io dico sempre, no? Evitare sofferenze e cercare piacere, che va bene, però alla fine non basta. Dobbiamo approfittare delle situazioni che noi viviamo, e sono tante, per guardarci negli occhi, essere sinceri con noi stessi,
Dico che questa attitudine, meglio non continuare. Mi dia un po' più di energia in quell'altra, come nel rispetto, nell'amore. L'amore è veramente nel vero senso della parola, di aprire il cuore, di desiderare la felicità degli altri, una delle cose più belle che possiamo ottenere. Però è facile amare quelli che ci stanno simpatici. È facile dire io ti amo dal momento che tu mi fai del bene e ti comporti così come vorrei che ti comportassi. È già qualcosa, eh? C'è chi non riesce ad amare neanche quelli. Però è il fatto di poter veramente aprire il cuore, come dice nel Bodhisattva Charyavatara, verso 95-96 dell'ottavo capitolo. Non mi ricordo il verso però. Però il significato è questo, il verso dice: dal momento in cui tutti gli altri che si trovano intorno a me desiderano la felicità nello stesso modo come io la desidero, che cosa ho di così speciale che lavoro unicamente per la mia felicità? In altre parole, che cosa ho di così speciale che la mia felicità è più importante di quella degli altri? E poi il verso continua dicendo: dal momento in cui tutti gli esseri intorno a me non desiderano soffrire nello stesso modo come non desidero anch'io, che cosa ho di così speciale che cerco di eliminare solo la mia sofferenza e non quella degli altri? Perché sono così speciale che la mia felicità ha più valore della tua? O la mia sofferenza ha più valore della tua? Qual è la risposta che troviamo a questo? Perché io sono io. L'unica risposta un po' più logica che qualcuno potrebbe darmi, secondo me, è dire è che ognuno deve curare la propria felicità. Ma se ci fermiamo veramente, non esiste una ragione per la quale la mia felicità valga di più della tua. O la mia sofferenza valga di più della tua. E quando noi riusciamo veramente a aprire il cuore e guardare gli altri e dire ok, mi stai antipatico, pensi in un modo che io non condivido, hai delle attitudini che secondo me sono brutte, fai delle cose cattive, poi metti quello che vuoi, però ti voglio bene. E non è perché ti voglio bene che io devo essere condiscendente con quello che lo fai. Ti amo. Desidero che tu sia felice, la tua felicità è più importante per me. È una sensazione così bella, andiamo a rilassarci così tanto. Perché una delle cose che io credo è che quando noi guardiamo in varie culture, tra queste la nostra, no? Qual è una delle cose che è più importante per la gente? Soldi, potere o cosiddetto amore? Io direi che più che altro l'amore. E perché quello che accade adesso, senza entrare nei dettagli perché è un argomento abbastanza lungo, quando noi amiamo qualcuno, anche se non è un amore incondizionale, puro, eccetera, eccetera, un amore molto condizionato dai propri piaceri, da tante altre cose, per dire io ti amo perché mi fa bene stare vicino a te, appunto. Ti amo perché quando ti vedo mi fa star bene, ti amo perché ho bisogno di te, no? Quindi ho bisogno di te già non è amore, è desiderio, no? Che ho bisogno di te perché io sia felice, se io ti desidero, appunto. Ti amo, desidero che tu sia felice. Visto che proprio non sono messo così male, amo quelli che desidero. Questo funziona perché di solito quando è che uno smette di amare? Quando non desidera più. Succede, non sempre per fortuna, però succede. Il punto che voglio portare è questo. Quando sentiamo questo amore forte, è una sensazione che riempie il cuore. Ci porta uno stato profondo di soddisfazione, di gioia. Quando riusciamo a guardare l'altro, a pensare nell'altro e semplicemente desiderare che sia felice. Una cosa bellissima.
Però quello che succede spesso è che noi andiamo a collegare quel sentimento con la persona. In parte va bene. Però quello che ci dà quella gioia non è la persona, ma il sentimento d'amore. È aprire il cuore agli altri. Perciò un bodhisattva è uno che è innamorato di tutti. È uno che c'è il cuore aperto. Non ogni essere, quelli che stanno intorno, che vedendoli dice di fondo ti voglio bene, voglio che sia felice. Ed è perciò felice, ha una gioia interna profonda che viene da questo sentimento vero d'amore. Noi spesso vogliamo essere amati, ma la cosa più bella non è essere amati, è amare. Uno compra essere amati, è bellissimo, però è veramente amare, è veramente aprire il cuore, desiderare la felicità in un modo profondo, vero. E nulla ci limita a questo. Poi possiamo anche avere dei rapporti di ogni genere, nel senso che qualunque rapporto che si ha in famiglia, di amicizia, a qualunque posto, esiste uno scambio di dare e di ricevere. Quindi ci possono essere rapporti di ogni genere, dove io do e dove ricevo. Ma la base è l'amore. Anche la propria parola amicizia. Amico, in sanscrito è mitra. Mitra viene dalla parola maitri, che vuol dire amore. Maitri in sanscrito vuol dire amore. Amico si dice mitra. Perché chi è l'amico? Un amico è colui che ti ama in modo incondizionale. Un amico è qualcuno che vuole la tua felicità indipendentemente da qualunque cosa. Questo è un amico. Poi non vorrei con questo aver diminuito la lista degli amici. Però quello che succede è che il vero concetto di amicizia dentro il buddismo, la propria parola lo dice, mitra, che viene da maitri, quindi amore, è colui che ti ama. Colui che ti ama in modo sincero, vuol dire colui per cui la tua felicità è una priorità. Sono tuo amico, per te la tua felicità per me è una priorità, una cosa che è tanto importante quanto la mia. Questo vuol dire amicizia. E la base qual è? L'amore. Ed è la cosa che a noi stessi ci dà la più grande gioia. E nel concetto dentro il buddismo di amicizia, non è l'amicizia che si basa su uno scambio di amicizia, nel senso io sono tuo amico perché anche tu sei mio amico. No, è un'amicizia che si basa, io sono tuo amico, se tu vuoi essere mio amico non è un problema tuo. Io ci sto per te. Io ho imparato questo prima di imparare la teoria, ho imparato nella pratica con la Magancia. E poi c'è una persona che quando dà l'amicizia a qualcuno, che la dà tantissime persone, ci vuole nulla perché lui dà l'amicizia. Non è che c'è un prezzo da pagare, no, è la cosa più facile che c'è. Non la togli più. Non importa l'altra persona come si comporta. Lui dà la sua amicizia. Sono un amico, ti voglio bene, ti aiuterò dove posso, sempre. E questo alla fine riempie il cuore di chi? Di chi dà l'amore, più di chi li riceve. Chi riceve anche, ma chi dà l'amore. Perciò alla fine dei conti, tutti noi dobbiamo morire. Tutti noi abbiamo la morte davanti a noi. Quanto sia lontano nessuno lo sa, nessuno, dato di fatto questo, veramente. È una cosa che nessuno di noi è veramente consapevole di tutte le cause e condizioni che ci sono affinché le cose avvengano. Approfitto per parlare di una cosa che non ero tanto sicuro se dire o non dire, però io sono molto più per dire le cose direttamente che poi dopo le cose non dette di solito ti vengono a dire molto di più che le cose dette. E parlando di questa impermanenza, come nella morte, noi guardiamo le cose e ci sembrano stabili, statiche, che non cambiano mai, finché non c'è un grande cambiamento. Cavolo,
cose e condizioni. Noi non vediamo i piccoli cambiamenti, perciò non riusciamo a percepire la trasformazione. Ci sembra che sia tutto sempre uguale, ma ogni cosa è costantemente trasformazione. E così è per noi. Nessuno di noi sa quanto lontano è la propria morte. Nessuno di noi. Una cosa può succedere così.